canti medievali, recite in costume, guitti e rappresentazioni teatrali con per protagonista San Tomé e gli abitanti delle contrade. 150 persone si sono improvvisati attori ed hanno portato indietro il tempo. Notte in Lemine, sotto la regia di Silvia Barbieri e Oreste Castagna, ha riproposto nella suggestiva cornice del romanico un itinerario che mescola il sacro e il profano, permettendo di riscoprire questi preziosi tesori della nostra terra. Si parte dalla chiesa di San Giorgio e dalla leggenda del drago. All'interno della chiesa, i dipinti del XII secolo si mescolano con il racconto, intervallati dalle musiche medievali. La danza del drago, la figlia del re, il santo che sconfigge il male. All'esterno un fauno racconta la sua storia e viene addomesticato da una donzella. Il percorso si sviluppa fino alla chiesetta di San Tomé, tra gli abitanti, le guardie e i concerti di musica medievale. Attorno alla chiesa due rappresentazioni, da una parte la vita di un monastero, i piccoli scandali, i racconti delle monache, dall'altra il cantastorie, la satira del Medioevo, con il racconto della vita e dei tradimenti di corte. Nella chiesa un attore impersonifica San Francesco, nel campo un unicorno. Alla fine, per gli stanchi viaggiatori, un punto di ristoro con una speciale focaccia di Almenno, speciale come la simpatia del gruppo che lo ha gestito. Uno spettacolo unico, articolato, suggestivo, che ha coinvolto migliaia di visitatori e si è concluso con uno spettacolo con tutti i figuranti.